sto vedendo una bella bionda e la state vedendo anche voi. Adesso vi direte: che cosa ci fa Tito in questa bellissima località? Io qui di solito mi riposo, è la casa di un mio carissimo amico e c'è questa bionda. Che cosa farà mai questa bionda? Legge un libro, però chi mi conosce sa che parlo di teatro e allora sai che facciamo? Andiamo a conoscerla. Mi tuffo! Ed ecco raggiunta l'attrice bionda. Ciao Tito! Ciao! Daria o A. Wilson? O A. Wilson presenta Daria? Ma è un libro o è uno spettacolo? Insomma, il 18 di luglio, Daria Di Morelli, che cosa succederà? Caro Tito, dica. Non è il 18 ma il 12. Eccola, va benissimo, va benissimo. È vero, perché il 18 succede un'altra cosa. È il 12 di luglio, vedi? No, però se qualcuno volesse invitarci anche il 18, ma noi ci siamo, ma vedi? Certo, certo. Allora, ma anche il 20, il 19, tutti i giorni. Tutti i giorni. Sì, sì, allora, sì. Che cosa succede? Allora, come abbiamo detto, ci troviamo in questo bellissimo posto. Sì, c'è una bellissima piscina e poi scopriremo il motivo per cui c'è questa piscina. Allora, il 12, non il 18, il 18 succederà un'altra cosa ma di cui non parliamo. Vedi? Il 12 di luglio tu vai in scena con uno spettacolo che qua vediamo Daria Di Morelli appunto Wilson. Sembrerebbe un libro ma poi di fatto tutto ruota intorno, tutto torna intorno a questo libro, che questo spettacolo lo hai scritto tu. E si intitola A. Wilson. Allora, incominciamo a dire questa A puntata. Per cosa sta? Allora, A puntata sta per... Sono due sorelle. Ok. Alma, la scrittrice, Alba, la sorella. Ok. Per cui volevo lasciare questo mistero, questo enigma. Chi è chi? Perché in fondo sono due facce della stessa medaglia, anche se... Naturalmente la scrittrice è quella che crea tutto questo, tutta questa storia, giusto? Nasce dalla sua creatività, dalla sua immaginazione, dalla sua follia, da questa penna. Almeno una volta gli scrittori usavano la penna, oggi magari il computer, però insomma, gli la smartphone. Penna è una cosa molto importante nel libro. Sì. Sì, insomma, volevo lasciare questo enigma. Che è un regalo. Che è un regalo. Al posto di un altro regalo di cui lo scopriremo andando a vedere lo spettacolo. Sì, esatto. Quindi al posto di lei riceve un altro regalo. Però questo dono qui segnerà la vita di Alma? Sì, sì. In sì. Che modo? In un modo positivo e negativo. Nel senso che con questo regalo fatto dal padre lei diventerà una scrittrice. Ok. Ma forse lei non voleva diventare una scrittrice. Che cosa voleva diventare? Voleva diventare forse una parrucchiera, come la sorella? Non lo sappiamo. Per cui è anche un, diciamo, un reminder ai genitori di lasciare i bambini essere quello che vogliono, che vorrebbero essere, senza imporre quello che i genitori... Ah, tu devi essere perché io non ho potuto, perché no? È importante che i bambini abbiano tempo di giocare, di liberamente, di esprimersi. Le imposizioni, non lo so, poi lei appunto è diventata una grande scrittrice, però ha quasi, c'è una frase, ne ha quasi pagato con la vita questo romanzo che è scritto, poi si capiranno tante cose. Quindi allora, la vita di Alma è fatta di solitudine o di successo? Nel frattempo passa, perché qui siamo in campagna. E la bellezza è anche che passano dei... Com'è che si chiama? Trattori. Trattori, sì, noi non siamo gente di campagna. No. Però abbiamo capito che c'è dell'erbetta. Dell'erbetta. Dell'erbetta che tu non andrai a brucare di noi. No. E ci sono degli alberi. Un abeto, poi ci sono i maiali, ci sono le galline, esatto, ci sono i cani. Grazie, sì, sì. Ringrazio Tito e anche io ringrazio Mulino di Prada che ci ospita. Esatto.
Allora, stavamo dicendo, la vita di Alma è fatta di solitudine o di successi? Allora, c'è da dire che io ho letto il copione perché mesi e mesi fa me l'avevi fatto leggere, per cui alcune domande mi vengono abbastanza spontanee, non avendo ancora visto lo spettacolo, però perché lo vedrò il 12 di... E Daria scrive molto bene, questo lo posso... Cos'è la tua domanda? Poi taglierò. Allora, la vita di Alma è fatta di più successi o più solitudine? Di un successo che lei paga con la solitudine. Oppure sì, di una solitudine dove vive in solitudine i suoi successi, diciamo così. Entra in questa specie di, sai, quando uno scrive, entra in questo, diventa famoso, entra in questa specie di circolo dove non puoi uscire, quindi sei a servizio dell'editore, del produttore, per cui ti devi anche isolare. Io penso che adesso Alma è una che si isola, poi la sorella le dice: ma perché non vieni a trovarti qualche volta in negozio, troveresti nuove ispirazioni? Per alcuni succede così, per altri no? Ci sono artisti che si mescolano con la folla, altri che rimangono solitari. Tutte e due le cose forse sarebbero, non lo so. Adesso ascoltandoti, mi viene una domanda: ma in Daria D. Morelli, perché vedi di A puntata, di puntata, è vero, ci sono tutti in questi. In Daria c'è più Alma o più Alba? In Daria? Forse più Alma. C'è più Alma. Sì, perché? Sì. Ci sono tante cose che mi sono congeniali con questo personaggio. Mi piacciono anche le piscine. Ah già, è vero, adesso parliamo della piscina. Però... mi piace nuotare tantissimo. E forse sì, più Alma, però come tutte le cose, Tito, non è che c'è solo... Anche se io l'avevo pensato una dramedy, come dicono gli americani, un po' drama e un po' comedy, un bianco e nero, giusto? Quindi non in tutti c'è sempre un po' di bianco e un po' di nero. Poi magari sviluppiamo più il nero o più il bianco andando avanti nella vita, no? Però quello che è rimasto un po' non in luce e rimane sempre lì. Poi magari c'è la scintilla che lo tira fuori a un certo punto, per cui viene fuori il bianco di quest'alba che è radiosa, gioiosa, pur nella sofferenza, eccetera. Però Alma è... Poi nel tuo spettacolo c'è questa caratteristica del bianco e del nero, giusto? C'è il bianco e del nero, sì, oh. Dove io sarò vestita sempre di nero. Allora, non abbiamo detto in tutto questo che il 12 di luglio Daria, è vero che ha scritto appunto Wilson, lo interpreta anche. Chi sono i tuoi compagni di viaggio? I miei compagni di viaggio, di avventura, in ordine di... No, perché sono tutti importanti, siamo tutti importanti quando facciamo uno spettacolo. Allora, visto che abbiamo parlato di mia sorella, Alba e Barbara Sirotti, che ci ha messo veramente tanta passione, e Lorenzo invece, Lorenzo Castelluccio, che è regista e farà anche una parte dell'uomo. Parlando, il fatto che siamo qui con questa cornice stupenda dove c'è questa piscina è perché un elemento che ha catturato la mia attenzione quando avevo letto il copione era la piscina. Come mai c'è questa... Perché è un'ambientazione un po' particolare, che poi non vedremo comunque in scena, ma che a quando io l'ho letto, comunque questo sapore di questa casa, di questa piscina, si è riuscita a... riusciremo anche a intuirlo durante lo spettacolo? Sì, con il gioco delle luci, ci saranno anche musiche in scena dal vivo. Musica tango, classico, anzi ringrazio il pianista Carlo Zerri che suonerà. Allora, la piscina. Intanto, allora, l'acqua, l'elemento dell'acqua, no? Come l'inconscio. In fondo Alma dice: io ho una piscina dove non vado mai, ma faccio pulire regolarmente perché l'acqua torbida mi fa venire l'inconscio. E la fa pulire da un maschietto. Esatto. E quest'uomo della piscina che fa? Che fa? Quest'uomo della piscina è... rappresentante del mondo maschile, per cui rappresenta anche altre figure nella vita di Alma. È un uomo che viene attirato, insomma, in fondo lui pensa a uno, ecco, tu fai l'uomo della piscina,
vieni a pulire la piscina. Okay. Preferisco farmi il bagno. Vediamo, per arrotondare. Ok, dai, arrotondiamo, okay, dai, che tutti abbiamo bisogno di arrotondare. Arrotondiamo, che si allora, vieni, ogni giorno il tuo cappello, un giorno di paglio, un giorno di vacca. E io mi siedo in questo meraviglioso posto dove spero di tornare e scrivo. E tu mi vedi scrivere sempre. Cioè, anche questo mistero di questa donna che scrive, ma nessuno, non ci va mai in piscina, ma te la fa pulire sempre. Tu vieni a pulire la piscina, non viene mai nessuno. E lei dice, ma chi sei? Tanto ti fermi. Questa donna, da dove? E quindi ti attira, no? Uh-huh. Perché comunque anche a un livello, diciamo, culturalmente più alto di te. E tu fai anche l'insegnante di tango, però Alma non si abbassa, diciamo, oppure perlomeno non sente questo ritmo, però non lo fa vedere. Sarà la sorella che avrà, quindi lei traspone nella sorella quello che lei vorrebbe, ma non riesce, capisco? Okay. Quindi, capito. Ma che cosa vorresti che il pubblico portasse a casa dopo aver visto appunto Wilson? Intanto, prima di tutto, che è quello che penso che dovrebbero avere tutti gli artisti in testa quando fanno una cosa, di non fare le cose per se stessi, ma per il pubblico, che non sia noi, che esca, che sia divertito nel senso, nelle cose più, diciamo, più bello, e che abbia magari riflettuto su degli argomenti che io tocco, perché comunque la realtà, la fantasia, questi padri, l'autorità del padre, fino a quando quanto riusciamo a sopportare e quanto a volte i figli, alcuni si ribellano, altri non si ribellano, quanto costa ribellarsi, quanto costa non ribellarsi, e anche alle cose, che cosa è importante nella vita, che cosa è no. E poi mi piacciono moltissimo le storie dove ci sono gli scrittori, i protagonisti. Questo non abbiamo detto, che il 12 di luglio andrà in scena al Teatro Libero di Milano. È un'unica data perché sei all'interno di una rassegna. Sì. Mi dici il titolo della rassegna, perché non vorrei fare errori? È Liberi d'estate. Liberi d'estate. E si svolge al Teatro Libero di Milano, Lisbona, e sono tre giornate, tre serate, dove cinque drammaturghi portano in scena le loro cose, che sono cose inedite. A Wilson, che non è il libro ma è lo spettacolo. E io per il momento saluto Daria e la ringrazio il Mulino di Prada che ci ha dato questa possibilità, visto che abbiamo questa bella piscina, e io e Daria adesso ci facciamo un bel tuffo in piscina. Allora, il 12 luglio al Teatro Libero di Via Savona 10, alle ore 9, a appunto Wilson. Di? Drammaturgia di Daria Di Morelli, regia di Lorenzo Castelluccio, con Daria Di Morelli, Barbara Sirotti e Lorenzo Castelluccio. E musica dal vivo, musica dal vivo di Carlo Zelli. Ciao ciao! E questo...